E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parliamo di un film un pochino stupidino che mi ha chiamato Sex Movie in 4D oppure On The Road, dipende da dove l'avete visto, perché sono quei film che ogni tanto gli gira che gli cambiano titolo. In base a dove vanno in onda. Comunque, parla praticamente di questo ragazzo che è vergine, tipo American Pie più o meno, e che viene preso per il culo costantemente dal fratello perché lo crede gay, e che ha un amico che, anche se è bruttissimo in culo, tromba un botto, ha anche una migliore amica femmina che però non se lo caga. E niente, praticamente partono per questo viaggio perché ha conosciuto una su internet e, anche se sa che potrebbe essere un uomo, ci deve provare, perché così magari riesce a perdere la verginità. Succedono cose, incontrano gente, sicuramente è un film tranquillo da vedere non tanto con la famiglia ma più che altro da soli e per divertirsi, anche perché c'è una scena bellissima in cui si vedono le palle di un vecchio. E quindi io vi direi, già la trama qui, per essere un film stupido solo per le palle del vecchio, 8 assolutamente. Poi personaggi, beh, ecco, allora, la migliore amica secondo me è particolare, ma è una gran figa, in quanto mi piace comunque il suo stile ed è molto simpatica, e non è che non se lo caga perché è una di quelle snob o solo perché lo tratta tipo friendzone, ma è perché è insicura e, a dire la verità, sotto sotto anche lei prova qualcosa per lui e si vede fin dall'inizio. Poi il nostro protagonista, beh, lui è uno sfigato in tutto e per tutto, non è brutto, non è chissà quanto brutto, ma è uno sfigato, assolutamente sì. Mentre l'amico, che voi direste, beh, allora è lui lo sfigato, invece lui no, tromba un botto ed è anche molto simpatico, sì. Poi potrei dire il fratello è tipo il mio personaggio preferito solamente per il finale, perché l'ipocrisia è la cosa più bella che esista, alcune volte ti fa proprio ridere. Quindi personaggi assolutamente, anche qui io direi un... dai, 7, no. Obiettivo sicuramente portarti qualcosa che ti faccia ridere in stile American Pie, che ti faccia anche scoprire cose tipo la cultura Amish, o Amish, dipende da come cazzo vi pare. Quindi sì, non capirete finché non lo guarderete del perché ho detto della cultura Amish, però lo capirete dopo, e anche di quanto in basso possono arrivare le palle di un vecchio. E sinceramente, tanto, ci possono arrivare tanto in basso. Obiettivo 8. Voto finale 7,5, vi consiglio assolutamente di guardare questo film se non l'avete ancora fatto e vi piacciono le cazzate, come a me. Ci vediamo venerdì con un doppiaggio di Sex Movie.